Buonasera amici di Vado al Max, benvenuti in questo nuovissimo karting vlog. Quello di stasera sarà un vlog un po' diverso dal solito, perché non mi vedrete aggregato agli amici della BRM in qualche giornata di test, che tra l'altro comunque ritornerà domenica prossima con il vlog della giornata di test che andrò a svolgere presso la pista Le Colline di Pavia, che sarà la sede della prossima gara del campionato per le kart che si disputerà il 23 di giugno prossimo, per cui se siete interessati a partecipare troverete il link alla pagina Facebook del campionato giù in descrizione. Stasera sarà un ritorno alle origini, nel luogo dove Vado al Max praticamente è nato, dove tutto ebbe inizio, ovvero il Vicenza Karting Door. E l'occasione è quella della Tag Team Race organizzata da Tibi e Nick del Paprika Racing Team, che posso considerare in maniera molto importante i miei maestri in fatto di karting, perché è stato grazie a loro che ho cominciato ad allenarmi e così via. Non avrò il mio solito compagno di kartate ignoranti in quel del VKI, il buon Umberto, perché è infortunato e è stato aggregato un pilota che non conosco. Spero di andarci d'accordo e che di essere competitivi anche. Il format di stasera sarà un po' particolare, per cui non sto qua tanto a spiegarvelo, è un po' articolato, per cui poche chiacchiere, meglio che vado a vestire perché sono già le 7 passate. Appena terminato il mio stint di qualifica, prima volta con la configurazione nuova del VKI nella parte indoor, nei due piani e con i nuovi kart, li ho sentiti più reattivi sull'anteriore rispetto a quelli vecchi, una cosa che ho notato, è anche un pochino più, come posso dire, con una progressione migliore. Adesso è in pista il mio compagno di squadra per questa sera, il buon Peter, che essendo anche più leggero di me 20 kg riuscirà di sicuro a portarci nei primi 10, dato che ho fatto il 13° tempo, neanche male, o andremo dentro per una battaglia lunga 25 minuti. Adesso vedremo anche se riusciremo a qualificarci per la Super Pole, perché il format di questa sera prevede 25 minuti di qualifica e i primi 10 avranno la possibilità di giocarsi le prime 10 posizioni nella Super Pole con un giro secco, per cui ci sarà da divertirsi, dai. Appena concluso le qualifiche siamo ufficialmente nei migliori 10 per andarci a giocare la pole nella Super Pole a giro secco, per cui che Dio ce la mandi buona e dopo toccherà a me. Signori, sto per entrare nell'inferno. Eccomi smontato dalla mia gara. Allora, primo tornantino la parte interna da dimenticare. Mi hanno tamponato in 3-4, ho subito di quei colpi veramente molto importanti. Per fortuna avevo il paracostole e non mi sono fatto niente. Però credo che da stasera, credo di aver trovato il mio hammer time. Per chi segue la Formula 1 sa di cosa parlo, per i più, diciamo, non avvezzi al mondo del motorsport, è quando Lewis Hamilton, il campione del mondo di carico Formula 1, è in stato di grazia, comincia a martellare tempi impressionanti e così via. In qualifica avevo fatto un 2:00:05. In gara ho fatto 1:57:04, a 3 decimi dalla Super Pole del mio compagno di squadra, per cui
ho tirato fuori tutto quello che potevo, 25 minuti full gas, sono riuscito a recuperare la posizione e adesso vediamo Peter che sarà costretto a una grandissima rimonta e speriamo bene, dai. Sapete, mi ci voleva proprio sta serata, credetemi, proprio una serata di divertimento senza nessuna pressione per quanto riguarda il risultato sportivo, cioè mi ci voleva. Evento organizzato alla perfezione da TBNIC, a cui va un plauso perché come sempre si confermano innovatori per quanto riguarda il concetto di questa tipologia di eventi, veramente organizzato alla perfezione, anzi abbiamo finito anche in anticipo rispetto a quanto c'era scritto nell'evento, dovevamo finire alle 23, abbiamo finito alle 10, per cui niente da dire. Il discorso fondamentale è che stasera non contava niente il risultato sportivo, ma solamente il divertimento. E credo che, come ho detto poc'anzi, mi ci voleva questa serata di divertimento, senza pensare a classifiche o madonne varie. Al di là del fatto che alla fine io e il mio compagno Peter siamo arrivati nei primi 10, per cui diciamo tanto male non è andata. C'è stato un momento però che mi ha fatto capire una cosa molto importante, che ho scoperto, come ho detto prima, il mio hammer time, ovvero quando ti si chiude la vena, ma in senso buono, perché quando si dice che a qualcuno gli si chiude la vena vuol dire che non sta tanto a posto con la testa. Cioè stasera ho scoperto che anche a me mi si chiude la vena, volendo, e il fatto che io abbia girato addirittura 3 secondi più veloce dei miei tempi in qualifica lo sta a dimostrare. Sono contento perché veramente ho guidato come non ho mai fatto la VKI, dove tutto ebbe inizio. È stata veramente una bella serata, a prescindere da che mi abbiano tamponato in 3-4-5 al primo tornantino nella sezione indoor della pista. Cioè ho avuto paura per quanto riguarda le costole, perché fatalità mi hanno beccato su questo fianco qui, che era quello malandato di Dioveggio, insomma, per farti capire. È stata proprio una bella serata, devo ammetterlo. Vi lascerò il link in descrizione della pagina Facebook del team Paprika Racing Team e anche del canale YouTube, così nel caso vogliate mettervi alla prova in uno dei prossimi eventi saprete dove rivolgervi. Ma adesso si ritorna alla realtà, al duro lavoro con la BRM. Infatti quando vedrete questo video molto probabilmente sarò già tornando a casa dopo l'intensa giornata di test in quel della pista delle colline in provincia di Pavia, che sarà la sede appunto della prossima gara di campionato applicare, che si svolgerà il 24 di giugno, se non ricordo male dovrà essere la domenica 24 giugno, per cui dovrò anche saltare malincuore la 3 ore del VKI che mi è stata proposta di fare, per cui però tranquilli, al VKI ci ritornerò molto probabilmente a settembre. Adesso vediamo se riesco a imbastire qualcosa per la 6 ore del VKI a settembre, ragazzi, quella sarà una figata atomica per quanto riguarda l'endurance. Per questo vlog è tutto, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale e anche a passare alla pagina Facebook, che non siamo molto distanti da quota 100 mi piace, cioè sono piccole soddisfazioni che mi fanno ben sperare per il proseguo di questo canale e anche della pagina Facebook. Abbiamo sfondato quota 35.000 visualizzazioni, non mi sembra ancora vero, e soprattutto 127 iscritti, per cui vi invito a iscrivervi al canale ancora. Dal vostro Ludomax è tutto, stravolto come Dio solo sa, ci vediamo domenica prossima. Bye bye!